Ciao, qui è Liprandi. Sono stato al negozio di giocattoli ed ho trovato una nuovissima serie della Giochi Preziosi. Si chiamano Combo Force. C'era anche un fumettino gratuito per presentarci il nuovo mondo dei Combo Force. Dentro troviamo l'inizio di un'avventura e le fotografie di tutti i giocattoli che fanno parte della nuova serie. Praticamente in un futuro molto distante, una malvagia civiltà sta cercando di ottenere il controllo sul continuum spazio-tempo. La loro intenzione è quella di modificare la storia e plasmarla in favore delle loro esigenze. In questo modo, una serie di tornei è stata innescata tra robot pazzeschi con l'aspetto di più grandi eroi della storia. È una serie di 6 mini action figure venduti in scatolette di cartone come questa. Non sono scatolette cieche, non sono blind box, quindi vediamo chi stiamo comprando e non rischiamo di beccare doppioni. Dentro la scatola abbiamo un volantino che ci mostra tutti i giocattoli della serie, quindi hanno 6 personaggi, ognuno con una funzioncina diversa e possono mischiare le loro estremità tra di loro, in questo modo ognuno acquisterà una nuova funzione. E fanno poi 6 veicoli, uno per ogni personaggio, e anche i veicoli possono scambiare le loro componenti. Oltre a questo, nella scatola abbiamo naturalmente un sacchettino con tutte le parti del nostro robot, e quindi non ci resta che mettere insieme Vulcan. Il Vulcan che stiamo costruendo è chiaramente un omaggio ai vecchi robot mecha degli anni 70 giapponesi. Qui abbiamo la testa, gli mettiamo le gambe, qui una e qui l'altra. E finalmente le braccia, qui uno e qui l'altro. Vulcan ha con sé un accessorio, che è questo zainetto razzo, che possiamo incastrare sulla sua schiena e così Vulcan potrà volare. Però Vulcan può anche impugnare questo zainetto in entrambi i suoi pugni, come un'arma. In questo modo. Abbiamo preso altri 2 personaggi. Uno è The Beast, che è un lupo mannaro cyborg, con un aspetto terrificante, pieno di muscoli e tubi che escono ovunque, e ha una funzione pazzesca. Beast può fare affetti i suoi nemici con questi artigli spaventosi. Tira veramente la botta, funziona! È molto bello vedere una funzione meccanica come questa, che funziona veramente dentro un personaggino così piccolo. Quindi, qua c'è Vulcan e Beast in realtà gliele suona. E il terzo personaggio che abbiamo preso è Lysium, l'alieno, che è personalmente il mio preferito. Eccolo qua. Ha 4 braccia. È fatto di una brillante plastica verde che brilla al buio, anche se non riesco ad inquadrarlo perché non brilla in maniera molto forte. Lysium ha con sé questa specie di fucile spaziale e 2 missili come questo, che hanno all'estremità questi tentacoli in gomma soffice. Possiamo incastrare i missili nel cannone di Lysium e poi premendo questo minuscolo bottone il cannone spara veramente. È bellissimo, credo che questo potrebbe essere il fucile sparante più piccolo di tutta la nostra collezione. Ora i personaggi scambiano tra di loro le estremità, quindi se Beast era troppo forte per Vulcan, così com'è, Vulcan può in realtà scambiare il braccio con quello di Lysium. Ad esempio, mettiamo fuoco, ecco lì. Poi prendiamo un missile, sono piccoli quindi difficili da mettere a fuoco. E spariamo a Beast, vediamo se riusciamo a sconfiggerlo. Sarà per un'altra volta. Beh, questi sono i nuovi Combo Force della Giochi Preziosi e mi piacciono un sacco. Ciao!